Qual è la situazione attuale a Ischia e perché è così complicata la ricerca dei dispersi? A Ischia si sta lavorando da più di 24 ore per continuare in particolare le opere di soccorso, l'individuazione dei dispersi. Ovviamente c'è poi il tema dell'assistenza alla popolazione, quindi le operazioni tipiche di eventi come questi, che sono colate rapide a seguito di precipitazioni intense, che hanno portato, diciamo, anche numerose quantità di fango, detriti e interessamento di infrastrutture. Quindi le operazioni sono soprattutto dedicate in questo momento al recupero dei dispersi, al rintracciamento dei dispersi e all'assistenza alla popolazione. Poi ci saranno, come dire, le fasi successive. Ovviamente già un'isola per definizione di difficile raggiungibilità. Poi c'è stato il tema meteo nella prima giornata, che è stato particolarmente severo, ma malgrado ciò si è riuscito ad arrivare con un numero importante di persone, di soccorritori, di specialisti, di volontari, e quindi, insomma, si sta operando in condizioni. Oggi il meteo è assolutamente buono, quindi si lavora da terra, si lavora dall'aria e ci sono anche i sommozzatori per la parte di mare. Questa è la terza frana in pochi anni a Ischia, con conseguenze disastrose. Qual è il problema di quest'isola in particolare? Non è un problema solo di Ischia. Il nostro territorio è un territorio fragile, abbiamo più del 90% del territorio, più del 90% dei comuni che sono interessati o da erosione costiera o da frane o da alluvioni, quindi è un tema dell'Italia, che è un paese fragile. Ischia in particolare ha una urbanizzazione, diciamo, non secondaria, e ovviamente anche per la sua costituzione geologica, per la tipologia dei versanti, per la tipologia appunto di costituzione dell'isola, è soggetta a questo tipo di rischio. Questo, collegato con la presenza antropica, quindi delle abitazioni, crea ovviamente un rischio particolare, ma ripeto, Ischia come tante altre località nel nostro paese. Gli eventi sono prevedibili, nel senso che oramai abbiamo contezza anche in tema dei cambiamenti climatici, il fatto che queste piogge intense produrranno sempre di più. Sono censite in Italia più di 625.000 frane. Un terzo di queste frane, come si suol dire, è a cinetismo rapido, significa che si muovono con grande velocità, come quella che è avvenuta. Non è detto che siano conosciute tutte quelle che sono censite, cioè ci sono quelle censite, ma ce ne sono sicuramente molto altre. In alcuni casi, laddove ci sono delle situazioni conclamate, particolari, ci sono addirittura sistemi di monitoraggio e quindi in qualche modo c'è una possibilità maggiore di intervento, in altri casi questi fenomeni sono fenomeni, come dire, prevedibili in senso generale, ma molto difficili da prevedere in senso puntuale. Cioè, la quantità di pioggia caduta su quell'isola in quel momento ha provocato quel tipo di fenomeno. Ecco, prevedere questo evento in particolare, la colata, è un qualche cosa di molto complicato, se non già frutto di un monitoraggio più ampio. Ed è soltanto una questione di cambiamento climatico oppure ci sono anche altri elementi? No, il cambiamento climatico di per sé aumenta la frequenza di questi eventi. Appare abbastanza chiaro che siamo di fronte a eventi puntuali, ne abbiamo avuto gli altri pochi mesi fa, ricordo l'evento delle Marche del 15 settembre, ma come dire, sono eventi che si stanno riproponendo con una frequenza, come dire, maggiore, quindi certamente c'è un tema a medio e lungo termine di cambiamento climatico. Poi c'è probabilmente anche un'antropizzazione che è diventata importante, le due cose producono ciò. Può contribuire l'abusivismo edilizio, il mancato rispetto dell'ambiente? Certo, questi sono fattori che aggravano alcune condizioni, cioè di per sé una colata di fango potrebbe anche non produrre nessuna conseguenza se fossi in una zona non antropizzata, sto estremizzando solo per, diciamo, per chiarezza. Ecco, il momento in cui la colata di fango interviene su un abitato e interviene sulla vita delle persone, là diventa il rischio, quindi le due cose sono assolutamente collegate. Quindi laddove si è costruito che non si doveva costruire, o laddove l'antropizzazione ha trovato un'espansione al di fuori di quelle che sono le regole della natura, mettiamolo così, ovviamente aumenta il rischio. Ci sono zone in Italia particolarmente soggette a questo? Guardi, ho citato le 625.000 frane censite.
ma sfido in qualunque regione, in quasi qualunque comune, a non trovare situazioni, come dire, complicate. Poi ripeto, dipende molto dal rapporto tra la potenziale frana e l'urbanizzazione. Per questo questi temi sono molto temi da territorio, perché è il territorio che conosce le situazioni critiche e che quindi deve poi trovare il modo di affrontarle. Poi c'è una cornice più ampia, no? Il dissesto idrogeologico in senso più ampio, ma è un ragionamento che va fatto probabilmente unendo anche quelli che sono gli sforzi che il paese fa e unendoli in una normativa più omogenea, anche una catena, come dire, di responsabilità un po' più omogenea, perché non c'è dubbio che il tema del dissesto è un po' frammentato tra le competenze, diciamo, dello Stato nella sua estensione, quindi dalla parte territoriale fino alla parte centrale. E in questo senso si inserisce il piano nazionale sul cambiamento climatico di cui ha parlato il Consiglio dei Ministri? Sì, il Consiglio dei Ministri, in particolare il Ministro Musumeci, è molto, come dire, focalizzato su questo tema del piano di adattamento ai cambiamenti climatici. È uno degli strumenti sui quali sicuramente bisognerà lavorare di più, sia in ambito nazionale, ma secondo me anche con i collegamenti internazionali, perché queste tematiche del cambiamento climatico non sono tematiche solo nazionali e soprattutto non si affrontano in maniera solo nazionale. Certamente c'è bisogno di una omogeneità in ambito nazionale, ma c'è anche poi bisogno di una, come dire, visione di pensiero che è anche più ampia.